Senza barcode rincontriamo Diego Sabatinelli, uno dei principali attori del nostro sito sul divorzio breve. Soprattutto l'abbiamo seguito nelle sue varie trasmissioni radio con Alessandro Gerardi, lo abbiamo seguito per l'ultima volta mi pare proprio nella distribuzione dei pacchi, diciamo i pacchi, ai vari partiti. Cos'altro è successo, Diego, e cosa succederà adesso alla LID? Vestito da Arlecchino, non per carnevale, però proseguiremo la battaglia sulla riforma del diritto di famiglia per ottenere quantomeno una riforma della legge sul divorzio in Italia. Adesso abbiamo la competizione elettorale, vedremo chi verrà eletto in Parlamento, quali forze avranno la maggioranza. Certo, la prospettiva non è tra le più rose, perché i candidati che sono nelle liste, almeno i partiti così, chiamiamoli i partiti maggiori, quelli che ritengono di doversi contendere la maggioranza, la maggioranza parlamentare, non mi sembra che ci siano dei nomi di spicco per quanto riguarda temi quali il diritto di famiglia, il divorzio, la bigenitorialità e altre questioni che abbiamo seguito con Senza Barcode, con Liberi TV. Avete seguito le manifestazioni che abbiamo fatto. Quindi mi sembra che anche, ne abbiamo parlato oggi in questo dibattito a Casa Pound, che ringrazio per aver organizzato questo confronto tra radicali, Casa Pound, ma associazioni che si occupano appunto di diritto di famiglia. Però ecco, tranne queste rare occasioni, non mi sembra che al centro del dibattito politico ed elettorale di queste settimane ci sia il diritto di famiglia. Quindi, ripeto, le prospettive non sono assolutamente rose. Però, come ricorderai, come ricorderanno coloro che ci hanno seguito in questi mesi, noi ci siamo inventati tutta una serie di iniziative per riportare al centro dell'agenda politica alcuni temi. Lo abbiamo fatto con uno sciopero della fame per ottenere la calendarizzazione del divorzio breve tra ottobre e novembre. Siamo riusciti ad avere una copertura mediatica abbastanza interessante, che riguarda soprattutto la carta stampata, le radio, però anche le televisioni nazionali hanno dovuto occuparsi di un tema che era stato completamente espulso dall'agenda politica, non solo parlamentare ma anche mediatica. Faremo le stesse cose adesso, appena sapremo che Parlamento ci sarà per i prossimi mesi. Se questo sarà un Parlamento che dura un'intera legislatura o è destinato a cadere prima, certo sembrerebbe che, come stanno andando le cose, come sta andando la campagna elettorale in questo momento, ci siano molte più possibilità che questo sia un Parlamento di transizione abbastanza breve, piuttosto che riuscire a superare l'intera legislatura, però questo è tutto da vedere. Siamo a margine del dibattito appunto che c'è stato qua a Casa Pound, voglio però farti ancora una domanda. Io frequento il vostro gruppo come Divorzio Breve che c'è su Facebook e ho letto una domanda di uno dei vostri utenti che ritengo corretta e degna di essere sviluppata. Veniva chiesto: il testo legge Panis, il cosiddetto divorzio breve, oggi dovrà essere modificato, si ritornerà a quella che fu la vostra vera proposta iniziale o si manterrà quello che c'è adesso? Allora, quel testo noi non l'abbiamo mai condiviso, è uscito dalla Commissione di Giustizia della Camera quando noi avevamo proposto come radicali una soluzione più europea e più vicina al cittadino, che era quella di poter accedere direttamente al divorzio o eventualmente optare per la separazione. Il testo Panis era di un compromesso al ribasso, fatto evidentemente per compiacere ad alcune forze politiche che sono legate in modo particolare al Vaticano, e quindi quel testo di compromesso certo non ci soddisfaceva. Nemmeno quel testo è riuscito ad ottenere quella possibilità di essere approvato, perché è stato espulso dal calendario dei lavori d'aula a Montecitorio. Quindi noi ripartiremo con la nostra proposta, che quella storica radicale, ovvero quella di eliminare l'obbligo della separazione legale per poter accedere direttamente al divorzio. Sicuramente dopo questa elezione, comunque vada, nei primi sei mesi della legislatura noi porteremo avanti quelle iniziative che serviranno a riportare al centro dell'agenda politica del Paese
quello che riguarda il diritto di famiglia, la legge sul divorzio e anche l'affido condiviso di cui abbiamo parlato oggi in questo dibattito a Casa Pound. Perfetto, allora grazie Diego Sabatinelli, grazie a Gianni Colaccione in regia e a voi di Senza Barcode e Libri TV.